Le 21 spaccate, buonasera a tutti e bentrovati con Fantastico Festival Home Edition, il web show per continuare a cantare anche da casa. Questa sera sarà con noi direttamente da All Music Italia il suo direttore Massimiliano Longo, che commenterà le esibizioni dei nostri concorrenti. Che a proposito, andiamo subito a scoprire chi sono. Iniziamo con Giara Donadello, che potete votare cliccando sulla reaction del cuoricino. La seconda artista in gara questa sera è Emily Vignocchi, a cui corrisponde la reaction della faccina che ride. Se invece volete mandare in semifinale i Ricky Edo, dovete cliccare sulla reaction stupita. Poi Rebecca Venafro, che potete votare cliccando sulla reaction triste. Chiudiamo infine con Eleonora Canepa, a cui corrisponde la reaction arrabbiata. Vi ricordo che saranno considerati validi esclusivamente i voti espressi sul video pubblicato dalla pagina Facebook Fantastico Festival e sulle Instagram Stories del profilo Fantastico Festival. Le reaction aggiunte alle condivisioni di terzi del video o delle stories non verranno conteggiate ai fini del concorso. Sarà possibile votare per 24 ore dall'inizio della diretta. E allora partiamo subito con la gara ed iniziamo con l'interprete Giara Donadello, che potete votare cliccando sulla reaction del cuoricino. Ciao a tutti, sono Giada Donadello, ho 18 anni e vengo da Vicenza e partecipo alla categoria degli interpreti e oggi canterò per voi All I Want di Olivia Rodrigo. E abbiamo appena ascoltato Giara Donadello, che potete votare fino alle 21 di domani cliccando sulla reaction del cuoricino qui sotto la diretta Facebook, mentre sul profilo Instagram di Fantastico Festival cliccando su voto nella storia a lei dedicata. Adesso invece è arrivato il momento di ascoltare la seconda interprete di questa sera. Lei si chiama Emily Vignocchi e potete votarla cliccando sulla reaction della faccina che ride. Ciao a tutti, mi
Mi chiamo Emily Vignocchi, ho 17 anni e vengo da Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena. Oggi vi canterò One Night Only di Jennifer Hudson. Spero vi piaccia e buon ascolto. Lei era Emily Vignocchi, che potete votare fino alle ore 21 di domani cliccando sulla reaction della faccina che ride qui sotto la diretta Facebook, mentre sul profilo Instagram di Fantastico Festival cliccando su voto nella storia a lei dedicata. Invece adesso tocca a due cantautori, loro si chiamano I Richiedo e potete votarli cliccando sulla reaction della faccina stupita. Ti sei mai accorto che non cambia mai niente? Parlo dell'ambiente, ma solo della gente. Ti sei mai accorto che non cambia mai niente? Ma con lei cambia tutto il mio niente. Che odio la tua pelle strafirmata, che amo ogni tua lentiggine tatuata. Cosa fa? Ai, ora ma ai, sei sempre la stessa, o forse diversa. Mi chiedo cosa fa? Ai, ora ma ai, sei sempre la stessa, o forse diversa. E abbiamo appena assistito all'esibizione dei Richiedo, che potete votare fino alle ore 21 di domani cliccando sulla reaction della faccina stupita qui sotto la diretta Facebook, mentre sul profilo Instagram di Fantastico Festival cliccando su voto nella storia a lei dedicata. Adesso invece tocca alla quarta interprete di questa sera, lei si chiama Rebecca Venafro e potete votarla cliccando sulla reaction della faccina triste.
tutti, sono Rebecca Venafro, ho 14 anni, vengo da Foggia, sono un'interprete e vi canterò un brano delle Destiny Child, Stand Up For Love. Votatemi! We're not one we get.
Ed era Rebecca Venafro, che potete votare qui su Facebook fino alle ore 21 di domani cliccando sulla reaction della faccina triste, mentre sul profilo Instagram di Fantastico Festival cliccando su voto nella storia a lei dedicata. Adesso invece tocca all'ultima concorrente di questa sera, anche lei un'interprete, si chiama Eleonora Cane, poi potete votarla cliccando sulla reaction della faccina arrabbiata. Ciao a tutti, mi chiamo Eleonora Canepa, ho 22 anni e vengo da Lucca. Sono un'interprete e oggi vi presenterò il brano L'amore per te di Elisa. Votatemi. E di colpo che è arrivata la musica, c'è chi la chiama America, chi la scossa elettrica. Io so solo che vivevo di aria, scusa se sembra retorica. Eri tutto il contrario di quel che cercavo, che credevo giusto per una come me. Invece chi ha visto lontano che lui al gusto di eterno più bello che mai. L'amore per te non si fa scrivere su un foglio, lo si fa cantare in una canzone, ma intanto ti lascia così senza fiato, bello come un sole appena nato. Ma poi lo vedi che non è logica, la vita che ci capita non è matematica. Ci si prende per lasciarsi poi andare, forse scoprire che è unica. Un po' dolce, un po' amaro, un po' fango, un po' cielo, dove trovi tanti anni in un cinema. Nel posto dove non si guarda mai, in quel pugno in faccia che il tempo per noi. L'amore per te non si fa mettere da parte, non mi fa pensare che te alle nostre impronte, delle così disordinate, alcune giuste, altre sbagliate, ma l'amore per te è unico, a regola d'arte, è come fosse magico e voltasse le carte, un po' come te, che non sai mai niente, e poi mi leggi nella mente se ti va. Mi sento l'unica. E noi possiamo fare tutto, ma dimmelo ancora che sono libera. Dentro la vita qui non penso mai, quel pugno in faccia che il tempo per noi. L'amore per te è stupido, non gli importa di niente, non si fa consigliare, non sa farsi domande, è fatto così irriverente, non ci passa neanche per la mente. Ma l'amore per te è unico, a regola d'arte, è come fosse magico e voltasse le carte, un po' come te che non sai mai niente, e poi mi leggi nella mente se ti va. Ed era l'ultima concorrente di questa sera, Eleonora Canepa, che potete votare fino alle ore 21 di domani cliccando sulla reaction della faccina arrabbiata qui sotto la diretta Facebook, mentre sul profilo Instagram di Fantastico Festival cliccando su voto nella storia a lei dedicata. Mi raccomando, il vostro voto è importantissimo, quindi votate e spammate la diretta, perché uno di questi 5 concorrenti, grazie a voi, potrebbe essere ammesso, anzi sarà ammesso ufficialmente alla semifinale della 7ª edizione del Fantastico Festival. Adesso tocca al nostro ospite di questa sera, Massimo Massimiliano Longo di All Music Italia, ce lo presenta la nostra direttrice artistica Vincenza Nalbone. Ciao Jacopo, buonasera a tutti. L'ospite di questa sera è l'ideatore, il direttore di All Music Italia, il sito di musica italiana sul podio dei siti di musica più letti in Italia. Ha collaborato con diversi artisti come Grignani e Siria, e da anni porta avanti battaglie a favore degli artisti emergenti. E ha lavorato ad amici come Giuria Stampa
e da 5 anni è giurato al Summer Festival. Vi presento il direttore di All Music Italia, Massimiliano Longo. Ciao a tutti gli amici del Fantastico Festival, in particolare Enza e Jacopo. Sono contento di essere anche quest'anno dei vostri. Vi parlo qui da una giornata un pochino nuvolosa di Milano, in un bellissimo bosco aperto che adesso, vabbè, non potete vedere, ma c'è. E allora, ho ascoltato i 5 brani che mi avete inviato molto attentamente più volte, ho guardato i video, ho cercato di farmi trasportare dalle emozioni, di capire comunque, in base al vostro background, in base alla vostra voce, in base anche alla scelta della canzone, un po' chi siete. Non mi perderò, ve lo dico subito, magari in complimenti giganteschi, perché preferisco sempre fare delle critiche costruttive, ripeto, sottolineo costruttive, in modo che siano, in modo da lasciare qualcosa che vi possa far crescere, far prendere quella marcia in più, quella fame in più che serve per entrare in questo mondo che è bellissimo ma non è facile per niente, che è il mondo della musica. Allora, la prima ragazza che ho sentito è Giada Donadello. Allora, a lei voglio dire subito che le si vede proprio dagli occhi, proprio si vede dal modo in cui canta, che cantare è qualcosa che le mette gioia, è qualcosa che le dà quella cosa in più di cui tutti necessitiamo nella vita. Però per trasmettere, secondo me, quello che hai dentro, che è qualcosa che, ripeto, ti si vede agli occhi, ti consiglio di provare a cantare in italiano, perché è più facile metterci l'emozione e l'interpretazione al di là del dono vocale che hai. Devi acquisire una padronanza vocale maggiore, quello sicuramente, ho sentito dalla tua esibizione. Però, ripeto, c'è una base, c'è una matrice. Prova in italiano, perché secondo me potresti scoprire delle cose belle, delle nuove sfumature della tua voce. Poi ho sentito Emily, ti faccio subito una critica. Sul finale hai perso un po' il controllo della canzone. Tu hai una buona estensione, però non cercare di metterla troppo alla prova con canzoni che devono per forza stupire. Cerca canzoni dove stai molto comoda con la voce, perché scegliere le canzoni al limite poi porta magari per l'emozione a fare degli errori. Io infatti ai ragazzi che incontro consiglio sempre proprio di non scegliere le canzoni che piacciono loro, ma le canzoni che meglio si adattano alla propria voce. Comunque devo dire che hai, come si dice in gergo, una bella canna. Continua a esercitarti, ma non mettere, cioè non pensare che raggiungere la nota più alta sia qualcosa che rende super bello quello che fai, ma è quello che ci metti. Ho ascoltato, poi richiedo, che sono un duo, e vi dico la verità, ragazzi, non riesco bene a collocarvi. Ci è sembrato un po' strizzare l'occhio all'indie, un po' alla Calcutta, la Gazzelle di oggi, ma quello che proprio dovete lavorare tanto sono i testi, cioè manca la potenza di un testo con delle parole gancio che rimangono, come Calcutta per esempio è un re in questo. Dovete lavorare tanto, soprattutto sui testi, perché della canzone non mi è rimasto molto, e questo è un problema, proprio perché quando si va a affrontare quel genere lì devono esserci parole che le persone ricordano. Poi ho ascoltato Rebecca Venafro, giovanissima, sei precisa, ma secondo me, come dicevo prima, per imparare e per migliorare devi proprio imparare a cantare meno, interpretare di più, perché il vocalizzo è vero che strappa l'applauso del pubblico, ma non sempre strappa l'emozione. La tua voce è molto particolare, ha delle sfumature secondo me molto particolari su cui andare a lavorare, ma stai attenta perché ti perdi ogni tanto. Per esempio, ho sentito, per usare un tecnicismo che a me non piace, nell'ottava superiore ti sei persa un po', però bello perché hai una voce versatile. Il problema è che devi trovare il tuo stile. Anche a te consiglio di provare un pochino a cantare in italiano, perché l'italiano aiuta molto in questo, anche se è una lingua di meno musicale. E infine c'è Eleonora Canepa. Guarda, intanto ti dico brava per aver scelto un pezzo in italiano, perché secondo me
trasmettono sempre qualcosa in più. Devi stare solo attenta. Tu hai fatto un'esecuzione molto molto bella. Elisa non è una cantante facile da ricantare, perché comunque ha una delle voci più particolari e un utilizzo delle voci tra le più particolari che c'è in Italia. Devi stare solo attenta all'effetto imitazione, che in alcune parti della canzone c'è, in alcune parti un po' assomiglia a Elisa, ma non nel termine positivo. Capisco che assomigliare a Elisa è una cosa positiva, ma rischi di cadere nell'imitazione, devi metterci un pochino più del tuo. Però leggo che sei una cantautrice, quindi sono molto curioso anche di sentire qualcosa di tuo. Nel frattempo ti ringrazio tutti i ragazzi che hanno mandato canzoni e l'organizzazione, spero di esservi stato in qualche modo utile. Ciao, Massimiliano Longo. Grazie mille al nostro ospite di questa sera, Massimiliano Longo, per aver espresso un commento sui nostri concorrenti. Con lui ci rivedremo durante l'ultima puntata del Fantastico Festival Home Edition, perché dovrà svelare il nome della sua scelta, del suo preferito, che manderà direttamente alla semifinale del Fantastico Festival 2021. Adesso invece ascoltiamo il nostro super vocal coach Luca Lamerini con i suoi consigli e i suoi commenti anche sui nostri concorrenti. Festival Home Edition. Ragazzi, sto per raccontarvi una storia incredibile. La storia di come ho commentato la quinta puntata del Fantastico Festival Home Edition. Abbiamo fatto qualcosa di male? No. Senti, ci vorrà tanto tempo? Sì. La voce di Giada è morbida e sicura. La sua interpretazione rende il brano personale e porta l'ascoltatore dalla parte dell'artista. La scelta della canzone è indovinata per il tipo di vocalità che si adatta al modello piano voce. Per votare Giada, metti la reaction con il cuore. Il brano è difficilissimo e riuscire ad arrivare alle note di Jennifer Hudson è veramente una cosa per pochi. Le aperture danno spinta alla voce che cresce con forza dall'inizio fino alla fine. La scelta della canzone è decisamente originale. Per votare Emily, metti la reaction con la risata. I Richiedo cantano una canzone inedita e ci portano in una storia personale nel loro modo divertente e accattivante. Il brano ha sonorità uniche e riconoscibili. La scelta di un'esibizione live e senza base ci fa capire la poliedricità di questi ragazzi. Per votare i Richiedo, metti la reaction wow. Bene, dove eravamo? Era giugno 2006 e la vita aveva preso una svolta inaspettata. Senti Luca, perché non passi direttamente a chi ha vinto il Fantastico Festival Home Edition? Mi sembra che tu stia parlando da un anno. Non posso, perché i passaggi sono importanti al fine della storia. Posso andare in bagno? No. Una vocalità estremamente modulata, una sonorità molto più vicino alle voci di Oltreoceano piuttosto che nostrane. Porta un brano unico nel suo genere che fa sentire tutta la predisposizione soul di questa cantante. Bene sugli acuti e sul controllo. Assolutamente bene sul cambio della tonalità. Per votare Rebecca, metti la reaction del pianto. La compressione della voce fa capire tutta la potenza che l'artista può raggiungere. Riesce a toccare tutte le differenti sonorità del brano senza nessuna apparente difficoltà. La leggerezza che percepiamo dalla sua espressione è rappresentativa della forte tecnica applicata ed espressa. Per votare Leonora, metti la reaction arrabbiata. Il vocal coach commenta tutti i cantanti del Fantastico Festival Home Edition. Grazie al nostro vocal coach Luca Damerini per aver analizzato attentamente le esibizioni dei nostri concorrenti. Per questa sera Fantastico Festival Home Edition termina qui. Io vi invito a continuare a votare, a spammare la diretta, a spammare le storie di Instagram di Fantastico Festival, perché vi ricordo che uno dei nostri concorrenti di questa sera passerà direttamente alla semifinale grazie al vostro voto. Quindi votate, votate e votare. Grazie a tutti e a questo giovedì. Buonanotte!